Ma dimmi, de... no, vabbè, ma io questa location l'ho vista. Certo che l'hai vista. Ma io dico, ma a me vuoi dire che sei Wallam? Ma io, boh. 300 nickname. Ho capito, ma vieni in chat con Kodiak che mica mi dice sono Wallam. Io, boh. Forte e chiaro, passo e chiudo. Ok. Mamma mia, ma questa è già, diciamo, città del server, giusto? Sì, si chiama Wolfsburg. Eh sì, l'ho vista. Cioè, hai fatto tutto da solo? Sì, dietro la scogliera c'è scritto anche Dov'è? il nome Dove della città. sei? Dove c'era quella W prima, a Ah, destra. aspetta, aspetta. Arrivo. Sto a cuore. Wow! Che bello! Sceglierai? Vi presento Wolfsburg. Bellissimo. Ma è tipo complementari, giusto? Sì, Ah, metto pure io. la mia sì. Comunque io non potrei mai giocare. Già è stata una cosa eccezionale che io abbia preso a giocare a Minecraft, ma se dovevo giocare con la grafica classica non ci avrei mai giocato. Eh sì, è un po' Infatti, faticoso. no, mi sono messa subito le shaders. È tutto un altro vedere, cioè, è tutta un'altra cosa. Allora, fammi fare il Allora, tour, dimmi come ti è venuto in mente di fare questa città moderna poi su Minecraft? sono tipo 10 anni che provo a costruire in survival, diciamo, Ah. una città e non ci sono mai riuscito, sono onesto. E quindi è nata questa necessità di passare del tempo e di sfogare un po' di mia creatività, perché con lo studio le cose diventa un po' difficile. Beh, certo. Ciao Quindi mi Lugo. diverto a fare queste cose. Ciao, nulla da togliere alla farmata di canna da zucchero. Per dichiarare guerra ai diabetici di tutto il No! mondo, ma complimenti davvero per la città. È vero, cioè, Wallam ha fatto una cosa veramente. Ma Wallam non è l'unico su questo server che fa queste cose, eh. Sono tutti bravissimi. Ma Wallam qui ha fatto qualcosa di. Tiè, guarda che te faccio vedere, Lugo. Cioè, è fantastico. È fantastico proprio. Pure la scogliera ci ha fatto, cioè, dettaglio proprio. Questo è solo il centro, in Solo il realtà. centro, ok, benissimo. Questa è la bellissima fontana del centro città? Vabbè, Sì. Tutto proprio ecco. con la W, ovviamente. Ovviamente, come il suo nick, che poi sta in chat come Kodiak, ma io andavo a pensare che era Wallam, cioè io boh, veramente. Devo cambiarmi nome anche lì. Tu te nascondi però, eh. Allora, ma questi appartamenti sono tutti. No, no, sono vuoti dentro. Beh, lasciali così. Attualmente alcuni sono vuoti, solo un palazzo è stato arredato. Solo uno, qual è? Quello all'ultimo, diciamo, che ha uno stile un po' Ah, vedi, questa che è particolare. una chiesa? Sembrerebbe una di quelle chiese moderne. Oddio, dove sei? Molto ho perso Ah, pure sì. io. Sei finita nel teatro, mi sa. Ah, questo è un Eccoli. teatro. Questo nero sì, è un teatro. Ah, questo nero è un teatro. Infatti, se ci fai caso, sotto vedi i dettagli, diciamo. Vediamo. Entriamo da di qui. Aspetta, dove sei? Che t'ho perso? Ah, ecco, ok. Ma chi? Eccoli, sì. Scendo. Vabbè, saltiamo le scale, non c'ho voglia di farle. Sì. E scendiamo giù. Potrebbe essere anche una bellissima multisala questa, Wally. Sì, lo so, infatti mancherebbero altri piani che verranno aggiunti successivamente. No, vabbè, fantastica, ragazzi. Cioè, venite sul server di Laborcraft che Wallam ci proietterà un film di ultima uscita su Diventa anche un questo teatro. bellissimo teatro. Cioè, è fantastico, veramente fantastico. Bellissimo. Complimenti veramente, Wallam. C'è un dettaglio particolare che mi piace, che è
questo contrasto tra come se fosse un paradiso e un inferno, e quindi mi dà quella sensazione lì. Ah sì? Sì. Quindi questo chiaroscuro, diciamo? Sì, esatto. Mm-hmm. Bellissimo, Wollam, veramente complimenti. Okay. Senti, ma le uscite di sicurezza le hai fatte? No, perché potrebbe succedere qualcosa. No. Prossima domanda. Ecco. Ok, ti seguo, ti seguo. Ok, andiamo su. Sì. Quindi comunque ancora non è completata, ma tu conti di arredare tutti i palazzi o li lasci così e poi, che ne so, li affitti, guarda, almeno, li lasci per bellezza così? Almeno gli edifici più importanti verranno arredati tutti. Poi quelli dove ci saranno gli utenti che possono scegliere, i cittadini, diciamo, possono chiedere di arredare a qualcun altro, o stesso a me, magari. Certo, certo. Questo è il centro della città, cioè il centro, è lo spawn, diciamo, il warp. Dove uno arriva quando fa warp. Esattamente. Wolfsburg, ok, ho capito. Molto bello, cittadini, regole. Vedete, ci sono anche le regole, quindi seguitele tutte. Guardate i vietati che ci sono. Vietato, vietato, è possibile, non è possibile, il magazzino. Ah, quindi attenzione, quando venite qua. Sono semplici, dai, le regole. Ma sì. Quelli sono i cittadini. Sì. Comunque, qui di fianco c'è anche un labirinto, volendo. No, ma cioè te sei sbizzarrito. Ma prima io sentivo parlare. No, ma io non c'entro. Sì, hai visto? Di Legion. Io no, perché questo è un labirinto veramente. No, io è meglio che esco, perché io mi perdo nei labirinti. Ma poi alla fine del labirinto, se uno lo completa, c'è un premio? No, una cippa. Ancora no. Potrebbe esserci. Potrebbe. Comunque è una città veramente bellissima, moderna, sembra di stare, che ne so, veramente in qualche posto del mondo dove ci sono questi appunto grattacieli, no? E questi qua invece che sono? Questi qui che sono accanto al insomma, questa, teatro. Questa è una scuola in realtà, nasce come una scuola. Devo ancora arredarla, però piano piano. Sì. Invece questa accanto, di fronte, che io ho detto prima, sembra una chiesa. Viola. Questa viola. Questo qui, diciamo che non ha ancora una destinazione d'uso. Ah, ho capito. Ci vorresti fare una chiesa moderna? Potrebbe esserci. E invece però questa... Diciamo che, No, dimmi. Siccome sulla montagna c'è anche un tempio buddista, poi c'è anche uno stile dello spawn neoclassico, insomma è un po' misto. Ah, ecco. Quindi non saprei che tipo di chiesa farci per uscirci fuori. Questo invece? Questo è il quartier generale. Il mio quartier generale, c'è il magazzino all'interno. E capito. Sarebbe la mia agenzia, diciamo. Dai. Ah, ecco, la tua agenzia. Vediamo se possiamo rubare qualcosa. No, niente, sto scherzando. Posso toccare niente io qua. Poi dove andiamo? Ah, vedi che bello. Andiamo sull'isola prima, così almeno. Sì, che bel ponte. La ruota panoramica. No, vabbè, cioè, ma voi vi rendete conto che ha fatto questo? Cioè, ma veramente, ma stiamo scherzando? Prendiamoci un gelato, Wollam. Cioè, posso dire? Ci sono i chioschetti. Fantastico, appunto. Che ne so, mangiamo qualcosa, visto che è quasi ora di pranzo. Non so. È bellissimo, Wollam, è veramente bello, bello, bello. Cioè, io non lo so, come hai fatto, ma veramente complimenti. Peccato che non può girare questa ruota panoramica, perché un giro me lo sarei fatto volentieri. Cioè, ma voi vi rendete conto? Pure gli ombrelloni con gli asciugamani. No, beh, cioè. Ma volete l'estate? Volete passare una bella estate? Venite sul server dell'Aborcraft. Cioè, c'è tutto. C'è tutto. Grazie per aver demolito completamente la mia autostima da giocatore di Minecraft. Scherzi a parte, siete davvero incredibili. Vero, Lugo. Vero, verissimo.
Verissimo. È bellissimo, hai visto Dani? Mamma mia. Che sono fantasia. Un po' di cose. Sì, andiamo, andiamo, ti seguo. Proseguiamo con il tour della città, poi guardiamo quello che c'è a sinistra. Sì, ho visto già un'antenna. Senti, ma qui c'è la fibra? Sì, assolutamente. Ah, beh, meno male. Insomma, allora, questo palazzo qui è un, diciamo, un'utilità per la città. Cioè, ci sono un po' di cose. Fornace utili. Automatica. Ok, vediamo. Ci sono anche una serie di farm. Ah, vedi, cani. Vedi. Ammazza, proprio tutto c'è. Esatto. Però non c'è la canna da zucchero. Ancora no. Poi ci sono le scale di emergenza in questo caso. Ah, vedi, ha pensato pure alle scale di emergenza, no? Dico, ma voi vi rendete conto? E questa è invece la fornace. Accendiamo la luce, se no... Sì, anche perché niente. Non vedo una ceppa. Materiale. Quindi è tutta automatica. Esatto, sì. C'è una farm sopra al primo piano che crea bambù, cioè sì, bambù, e va a finire direttamente lì e quindi alimenta le cose. Questo che cos'è? Un corridoio d'emergenza? Sì, diciamo, qui si può intravedere la farm. Ah. Qui in alto. Ah, vediamo. Ah, vedi, die. No, geniale. Io con le farm non ci capisco niente. Non ci capisco niente. Mi tu. Anche io non è che... Eh sì, guarda, okay. Che hai fatto. Ok. Poi dove anche andiamo? Con l'aiuto di qualche altro player. Ah beh, certo. Sono onesto. Certo, certo. Vabbè, e ma se qui... non ci si aiuta tra noi, cioè più voi, perché io non posso aiutare nessuno io. Ok, qui invece abbiamo geraneo. È l'edificio per gli inattivi, diciamo. Uh-huh. Dopo un certo periodo poi le persone vengono spostate i loro oggetti, i loro averi qui. Qui, ah, bene, quindi hai pensato anche a chi poi magari non gioca più e quindi sposti, esatto, tutto là. Ok. Poi invece abbiamo la banca. Ah, la banca. C'è qualche soldo in questa banca? Povera, diciamo. Posso depositare i miei? È un po' povera. È un po' povera. Va bene. Poi? Ok. Qua c'è un... questo edificio qui è lo shop che si chiama Willroe, giustamente con la W. giustamente. Uno, non c'è niente però dentro? O l'hai... Sì, no. Ah sì, qua c'è. Ci sono alcune cose in vendita, diciamo. Sono gettore un po' disordinati. Gettore del vuoto. Ah, c'è uno che cerca sempre Dongar. Compro gettoni vuoto. Davvero? Sì, sì. Spesso, anche poco fa. Interessante. E niente. Possiamo andare, c'è un maiale dentro un carrello, non sai voglio sapere perché. Ecco. Sicuramente c'è sponato dentro. Sono i carrelli della spesa, quelli. Ok, e qui invece abbiamo quella che dovrebbe essere una futura stazione, ancora non è arredata al momento. Uh-huh. Cioè, ha pensato anche ai carrelli per il per lo shop, eh? Cioè... Faccio notare il particolare sempre. Quindi Lugo, date da fa, cioè su. Qui sono ancora in alto mare perché hanno trovato falde acquifere sotto. Ah, e quindi si devono fare lavori molto complicati. Qui serve una squadra di idraulici, secondo me. Esatto. Ok, andiamo avanti che c'è davvero tanto da far vedere, quindi... Sì, sì. Andiamo. Proseguiamo di qua. Sì. C'è l'ospedale. Vedi, hospital. Bellissimo. Cioè, ma voi vi rendete conto? Ancora impicci in giro che dovrei togliere.
Sicuramente questo funziona più degli ospedali reali nella vita reale. Sicuramente. Probabile. Vuoi vedere anche l'interno, diciamo? Che date da fare? Io, se volete, vi riempio Diego Mostri il server. No. In che senso Ego Mostri? Ma vieni, mettiti con che ne so, qualcuno e costruisci qualcosa. Momentaneamente è ancora chiuso l'ospedale, quindi... Vabbè, certo. Questa è la reception. Molto bella. Qua c'è, diciamo, l'ingresso da dietro. E l'ingresso per le ambulanze, insomma. Sì. Un ascensore riservato. Vedi, c'è anche il parcheggio delle ambulanze con tanto di cavallo, perché se non vi volete far portare con la barella, vi portano anche a cavallo. Quindi, importante, eh? Importante. Dai. Esatto. E andiamo nei piani superiori. La cosa impressionante non è solo che costruiscono tutti sul server cose bellissime, ma che fanno anche attenzione al particolare. Cioè, Wollam qui ha guardato proprio il particolare. Questa cos'è? Sono le culle per i nascituri. Sì, sì. Non puoi rendere conto. La nursery, la nursery questa, è. Comparso un po' di vetro che avevo messo. Non so che fine abbia fatto. Erano sia rosa che celesti, diciamo. Ok, qui poi ci sono vari tipi di... distanze che devono essere ancora arredate. Vabbè, però... certo. Comunque è grande pure questo, cioè, voglio dire. C'è anche l'uscita di emergenza in questo caso. Cioè, hai visto? Più o meno sono simili i piani, quindi... Sì, sì. Vabbè, visto uno, visti tutti, dici, no? Manca un po' di luce, sì, effettivamente. Eh sì, perché c'è più che altro che c'è proprio il pericolo che spawnano i mob, no? I gattivoni. Ok. Poi prima di passare alla zona residenziale, passiamo a un particolare. Ci tengo molto perché lo sport per me è importantissimo nella vita. Mm-hmm. Dove sta che mi... T'ho perso. Ecco, a proposito dei mob. Dicevamo, bravo! Spezzati le ginocchiette da solo, va! Ok, arrivo, dove sei? È all'ospedale. Adesso ci faccio andare uno all'ospedale, tiè. Ecco fatto, va. Ecco. Mi metto qua, aspetto Wollam. Diego Mostri di Lugo. Che tipo di Diego Mostri fai, Lugo? Dice. No, tanto per, diciamo, capì che tipo di Diego Mostro è. Cioè, per chiamarlo Ego Mostro deve essere proprio una cosa. Arrivo, eccomi. Sì, sì, fai tranquillo. Dove sei? Davanti all'ospedale. Ah, eccoti, eccoti. Ah, eccoti. Mi segua. Sì, la seguo. Di qui. Ok. Prima qui c'è una piccola parte di zona residenziale con dei palazzi un po'... particolari. Sì. Comunque, io la cosa a cui ci tengo di più è appunto lo sport, quindi ho realizzato questo palazzetto con la piscina. No, vabbè, il palazzetto dello sport è ancora in allestimento, però piano piano lo terminerò. Cioè, ragazzi, ho fatto il palazzetto dello sport, mi voglio tuffare. È ancora, cioè, non è finito ancora. Cioè, ma voi vi rendete conto? No, vabbè. Cioè, ok. Posso venirmi a fare le vasche qui? A voglia. Ok, bellissimo. Bellissimo il palazzetto dello sport. 10 più. Poi. Sono il campo da paddle. Novità. No, vabbè. Stupendo. Dai, ragazzi, ci facciamo qualche partitona a paddle. Qui tutti quanti insieme, chi non parte, un cubo di pietrisco. Allora,
Ecco, se volete e fate una sala serve in ospedale, vi faccio da security administrator. Un cubo di vetrisco con, se va bene, due finestre. Grande Lugo, ma Viecce lo stesso, Viecce. Viecce che ti ispirano anche poi loro, eh. Perché se vedi le cose che fanno loro e poi dopo tu inevitabilmente sei ispirato. No, il tennis, ragazzi, cioè il campo da tennis ha fatto. Cioè io sono senza parole, Wallam. Questa è una novità. È ancora in allestimento. Senza parole, senza parole, veramente, senza parole. È un cattivone. Ok, andiamo nella zona residenziale, un po' più dedicata, cioè, agli utenti. Ah, c'è anche il campo da calcio. No, da calcetto. Vabbè, no, dai, ti prego. C'è pure la palla. Sì. Dai, Elina, che te la paro io. Aspetta, no, non ce l'ho. Se c'avevo un uomo potevo provare. Soprattutto se giochi come ha giocato l'Italia negli europei. E ieri appunto siamo usciti. GG per noi. Grandi, bravi tutti, bravi tutti. Vamos. Vamos. Allora, qui c'è un parchetto. Con due edifici simili, diciamo, cambiano solo un po' i colori e l'orientamento. E poi c'è la zona delle villette, ovviamente. Sono dedicate ai giocatori. Ah, ma queste tu le vendi, giusto? O no? Diciamo che le prime 5 erano per i nuovi... per i primi 5 cittadini. Ho in mente di costruirne molte, molte altre. Poi allora, una me la prenoto. Di quelle che costruirai. Ok. Ok. Va bene. Ecco. Al momento ce n'è una sola libera, che sarebbe questa qui centrale. Questa qua? Sì, esatto. No, ma io voglio quella... qualcosa di più... sì, qualcosa chic. Di più chic. Più figherrimo. Siccome ne devi costruire altri, io aspetto, non c'ho fretta. Quando le hai fatte, vengo e... acquisto, affitto. Che fai? Acquisti, affitti? Vendo. Ah, vendi. Ecco. C'è anche la possibilità di realizzare, ecco, qualcosa. Questa è casa dei Stinker. Sì. Ha arredato tutto lei, è stata bravissima. No, il maxi schermo, cioè, tiè. Ragazzi, venite tutti a casa di Stinker, così ci vediamo qualcosa sul maxi schermo di Stinker. Adesso glielo frego, Wallam, tu non gli dici niente. C'è anche il balconcino. Mamma mia, panoramico, la piscina, hai capito Stinker? Mani mortacci, stracci. Ancora non hai visto la casa di Gabby, perché... No, guarda Gabi, non voglio manco vedere. No, qual è? Dimmi qual è che gliela rompo. È quella lì che vedi che sta sulla collinetta dietro. Questa qua? Questa qui, sì. No, fa proprio schifo, veramente, guarda. No, non la casa è bellissima. È che Gabi fa proprio schifo, cioè... manco se n'è arredata poi. C'ha pure una piscina, guarda, cioè, no. Se venivo prima questa me la piavo io. Me la prendevo io questa. Maledetto. È pure particolare l'interno, diciamo. Fammi vedere. Guarda le stanze che c'ha sto maledetto. C'è anche il bagno in camera. Ecco, appunto, vedi? Tanto che, no? Cioè, guarda, giardino tutto intorno. Ma che gli manca? Niente gli manca. C'ha tutto. Manca solo l'arredamento. Bellissima. Maledetto. Hai detto Gabbo. Poi? Ci sono, diciamo, un'altra casina e altre casettine. Dove? E, oddio, mi sono perso. E sono qui davanti, ecco, alla casa di Gabbo. Dietro. Dietro? Dove? Di là, di qua. Di qua, ok. Vamos. Robby ha arredato la sua casetta. Ehi, Lugo, benvenuto. Mi sono riperso. Ah, eccoti. Eccomi.
Qui c'è un esempio di una costruzione che ha fatto Ogram. Ah, bellissima pure la città di Ogram, è una cosa stupefacente. Molto bella, sì. Mamma mia. Il ragno porta guadagno, ma in questo caso porta danno. Non la sapevo questa cosa. Eh sì, ecco. A posto. Grazie per il follow, Luco. Benvenutissimo. Mo ti aspetto pure sul server di Laborcraft, eh. Allora, dove sei, Walla? Ma che... Aspetta, ho perso, ecco. Possiamo approfittare del tempio buddista. Bellissimo! Questo è in stile... In stile... No, non è in stile giapponese, no. Sì, più o meno, sì. Sì, più o meno. No, perché mia sorella... Cioè, io ho tutto davanti giapponese, la location dei content creator è tutta giapponese, quindi sono circondata dal Giappone. È stata lei ad arredare. Chi? Minerva, perché... mia sorella? Sì. Ma non avevo voglia io. Lei è molto brava, quindi ho detto. Hai capito. Ok. Ha fatto anche un ingresso, non mi ricordo come si chiama il nome esatto. Eh sì, infatti questo lo devo fare, sì, anche io lì alla location dei content creator. E brava, okay, Minerva. Mancano soltanto pochissime cose. Sì. Vabbè, qui c'è un particolare. Dove? Volendo. C'è una diga. Una diga? È tutta artificiale, mi sa. No, vabbè. Ragazzi, ha fatto pure la diga. Mica ci avevo fatto caso, di Senti, fai manutenzione. Infatti. Sì, sì, ha voglia. Ma okay, si manca... mette l'acqua, leva l'acqua, si leva l'acqua, si mette l'acqua, è tutto a posto? Tutto in ordine? Sì. Ok. Bene. Ok, che andiamo in ultima location. Andiamo, ti seguo. È un po' lontanuccio. Sì. Ti seguo. Grazie a te, sto cercando di capire che tipo di server sia, sto spulciando il forum, sito, eccetera. Bravo. È molto bello come server. È molto bello, guarda, per... Io sono una nabba, io non costruisco, ho fatto poche cose, sempre con l'aiuto di Minerva, mia sorella, perché io sono proprio nabba. Sì. Però se vieni qui comunque si aiutano tutti, si danno comunque una mano tutti... È un bel server, tranquillo, pacifico, si gioca sereni. No, non me lo dire, Wallam. Cioè, ragazzi, ma voi vi rendete conto? Ragazzi, vi rendete conto di cosa sto guardando io? È l'aeroporto questo. Però qui ci dovevi scrivere. Manca un aereo. Manca un aereo. Lo sai da chi tu vuoi far fa? Da chi? Aspetta. Da Winter, che sa fa i cosi. Non lo sapevo. Le navi quelle da guerra, eccetera. Io penso che riesce a far pure un aereo, L'hai visti? No, non ho ancora visti i suoi... Mamma mia. Guarda, se vai al... alla location di Gabbo, che ha fatto il resort, l'Anguria Resort, accanto ce ne sta, c'è un, come si chiama, una nave, insomma, da guerra sta facendo, ma è bellissima, ne ha fatte alcune già, ma sta finendo e sono veramente spettacolari. Ma non so lui a che punto è arrivato ancora con quella che sta al Gabbo. Hai visto che bella? Io penso che sta a fare pure le aerei, Fattene fa uno qua. Sì, sì. È enorme questa nave. Hai visto? Mamma mia. Ma tu non hai visto quelle altre che sta a fa? Sono fantastiche. Dove le ha? non lo so dove sta a casa sua. Un giorno mi ci sono fatta tippa. Sono rimasta senza parole.
Però anche la torretta. Sì, a questo aeroporto, Wallam. Sì. Ci dovresti scrivere il nome. Ancora. O di là, ancora non lo sappiamo. O di qua. No? Il nome bisogna inventare. Lo puoi chiamare sempre come la insomma città, solo che c'è aggiungi airport. Wolfsburg, no? Airport. È un po' lunghino, però si potrebbe fare. È lungo, sì, infatti. Magari lo fai un po' più piccolino. Devo copiarti i settaggi della Shaders, perché si vede molto meglio da te. Ma forse è il 2K, forse. No, vabbè, pure io gioco in 2K, però è molto più luminoso, è molto più... Ah, dopo ti passo delle cose che mi ha dato Winter per appunto renderla ancora più bella. Sì. Ti passo il link che ho su Discord, me l'ha passato Winter proprio. Bene, quindi il tour è finito con questo bellissimo aeroporto, giusto? Sì. Ci sarebbe altro da far vedere, però... Tipo? No, dimmi. Vabbè, se è tardi che devi andare, no. Facciamo... Facciamo tranquillamente un'altra volta. Guarda, qua c'è un modellino aereo. Di aereo. Fantastico. C'è dimmi. Una nuova zona di espansione che sto realizzando da quest'altra parte. Dove ci sarà la mia villa, giusto? Sì, no, volendo. Anche, volendo. C'è una zona che sto realizzando in mezzo alle montagne che ci saranno delle casette anche lì. E di, vabbè, belle strade, eccetera. Vabbè, facciamoci un salto al volo? Prego. Seguimi. Ok. E poi ti lascio andare. Al momento la strada è segnata con delle lanterne per... Ah, ecco, sono queste qui, sì. Percorso? Sì. Che va in mezzo alle montagne, quindi... Sì. Io seguo le lanterne, eh? Sì. Ok. De qua, di giunge... E poi... Qua, si congiunge okay. Qui. Ah, sì. Perfetto. Ok. Voilà. Va bene. Allora, Wallam, io ti ringrazio tantissimo per questo splendido tour. Grazie veramente infinite. È bellissima, ti faccio tantissimi complimenti, sei stato gentilissimo. E mi ha fatto tantissimo piacere far vedere la tua città, perché comunque, secondo me, tutti quanti voi... meritate, perché comunque costruite cose veramente fantastiche, quindi grazie.